Sicuramente un evento molto importante, in quanto è un campionato del mondo di una specialità nuova per noi. Infatti il motosurf esiste nella Federazione Italiana Motonautica insieme alle altre specialità tradizionali che sono circuito, offshore, endurance e moto d'acqua dal 2021. È una nuova attività motonautica, estremamente moderna, tra l'altro perché è di concessione recentissima. E la cosa che ritengo si debba mettere in particolare evidenza, che è la prima categoria che nasce al di fuori della motonautica radiocomandata con una destinazione molto più improntata sull'elettrico che sul motore a scoppio, cosa che per noi è fondamentale. Quindi molto seguito? Un seguito elevatissimo, considerando il poco tempo che ha questa invenzione, chiamiamola così. Ma ripeto, la cosa che di maggiore evidenza secondo noi è, oltre al fatto che sia una cosa molto divertente, che i giovani praticano molto volentieri, è assolutamente sicura, perché di tutte le nostre specialità motonautiche è addirittura più sicura, in termini ovviamente di danni per i piloti, è addirittura più sicura delle moto d'acqua, che peraltro è una specialità dotata di estrema sicurezza, ma soprattutto a questa prerogativa dell'elettrico che trova sua applicazione in un mezzo così piccolo e nel format agonistico, che quindi ci rende felici di aver potuto, come dire, allocare all'interno del nostro sport questa specialità, a maggior ragione i campionati del mondo che si svolgono in Italia e in Puglia in particolare, dove la Federazione Italiana Motonautica ha un rapporto strettissimo sia col circuito sia con lo offshore che con tutte le altre specialità.